Benvenuti o bentornati in Finlandia. Oggi vi farò vedere una delle cose più finlandesi che possono esistere. I mökki, i cottage. Ne vanno matti, tutte le famiglie ne hanno uno e se non ce l'avete qualcuno in famiglia ce l'ha per forza. E per questo fine settimana siamo qui con la mia famiglia ospitante, quindi vi faccio fare un bel tour. Stare in un cottage finlandese è un po' una prova di coraggio, non ci sono tutti i comfort e tutte le modernità a cui siamo abituati e adesso vedrete di cosa intendo, ma è un'esperienza da fare. Vediamo un po' che cosa c'è qui intorno. Essenziale è il fiume o il lago con accesso, ogni cottage ha il suo accesso al lago o al fiume, in genere al lago. Questo è il cottage dove sto passando queste notti e i pannelli solari che vedete sono l'unica fonte di elettricità lì dentro. Questo che vuol dire che tutto quello che questi pannelli riescono a caricare, a dare energia, è un piccolo frigorifero e qualche luce. Non ci sono altre prese della corrente, quindi se volete caricare il cellulare, il computer, qualsiasi cosa, o avete il caricatore portatile o non lo ricaricate. Ovviamente non ho neanche nominato televisione e connessione internet, perché in un posto così, beh, effettivamente non che serva la connessione o la televisione. Tanto non c'è, anche se uno la volesse, quindi. All'interno del cottage non c'è l'acqua corrente, quindi che cos'è questa struttura all'esterno? Ebbene sì, come ho detto, non c'è l'acqua corrente, quindi questo è il... beh. E lo sciacquone non esiste, ovviamente. Quando si fanno i bisogni si butta sopra un po' di segatura e siamo a posto. E ripeto, non c'è acqua corrente, quindi non c'è una doccia e che non ci si lava. No, ci si lava nel lago, ci si porta la bottiglietta di shampoo la mattina e ci si lavano i capelli nel lago, il corpo nel lago, cioè tanto è acqua, giusto? Voglio stare un po' attenta a questo boschetto perché stamattina hanno visto una renna che passeggiava qui e mentre eravamo in macchina una renna ci ha attraversato la strada. Io ero sconvolta, cioè una renna che sta attraversando la strada, cosa sta succedendo? Però no, è normale, la mia famiglia è ospitante, no, è normale, ci sono sempre qui in giro le renne, passano sempre. Ottimo, non ho mai visto una renna per 20 anni. Ora in Finlandia attraversano la strada, vedo la mattina così, ma è tutto normale. Questa è la Giulia del futuro che sta sistemando il video con un bel pacchetto di fragole, costate 5,95€. Sono buone, you have to taste them. Volevo solo chiarire una cosa, tutto quello che dico durante il video sembra una critica, ma non lo è, e in realtà è un'esperienza che mi è piaciuta molto e forse la rifarei anche. Era il primo giorno, eravamo appena arrivati e mi avevano appena spiegato tutte queste informazioni e ho voluto riprenderle subito. E ero un po' scioccata dal fatto che non ci fosse l'acqua corrente, non ci fosse elettricità, perché è un qualcosa a cui tutti siamo abituati ad avere in casa, cioè... Quindi lì per lì ero, oddio, non c'è lo sciacquone, aiuto, come faccio? Oddio, non c'è la doccia, come faccio? Come mi lavo? Però una soluzione c'è sempre, cioè non c'è sempre bisogno di avere mille tecnologie. E forse un paio di giorni con niente o quasi fanno bene. Quindi non vi fate spaventare se il mio tono di voce è un po' tipo, oddio, questo... è tutto normale, tutto a posto. Ora che ci sono i confini aperti e la Finlandia si può visitare, andate in un mökki da qualche parte e staccate da qualsiasi cosa per 2 giorni e questa è la vera Finlandia. Pescate, fate il bagno alle 7 di mattina, state svegli fino alle 2 di notte,
per vedere com'è la luce alle 2 di notte, perché sì, c'è luce, i video sono stati registrati più o meno verso le 11:30, mezzanotte. Anche ora sono le 10 di sera e come potete vedere c'è luce piena. Insomma, non capita certo tutti i giorni, almeno a noi italiani, di vedere una renna che ci attraversa la strada. Ci vediamo in un prossimo video. Ricordatevi di iscrivervi al canale, di lasciare mi piace. E Nathan!